Dei 192 milioni di euro deliberati dal Ministero delle Infrastrutture per continuare i lavori di messa in sicurezza delle autostrade 24 e 25 Teramo-Roma e Pescara-Roma non c'è ancora traccia, tutto bloccato nonostante le ripetute rassicurazioni del ministro Danilo Toninelli. I finanziamenti per le abruzzesi erano stati inseriti nel cosiddetto decreto Genova, ma secondo l'ex governatore d'Abruzzo e oggi senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, il governo non la copertura di tutte le somme. Dei 192 milioni di euro deliberati sulla base del protocollo d'intesa firmato tra il Ministero e la concessionaria strada dei parchi, quelli disponibili sarebbero 162, mentre i restanti 30 milioni non sono ancora in cassa e dovranno essere recuperati da altri capitoli del Ministero. Senza questo passaggio la somma nella sua interezza non sarà disponibile. Tranciante il giudizio del vicepresidente dell'Anci nazionale, Edoardo Bianchi intervenuto questa mattina a margine del convegno sulla ricostruzione a dieci anni dal sisma organizzato da Lance Giovani all'emiciclo. No, non si può andare avanti così perché poi noi poi parliamo sempre delle grandi opere, e, e, però non è questo il problema, non è solo questo il problema, questo è un paese che necessita di manutenzione a tutti i livelli, dalla manutenzione stradale alla manutenzione scolastica, alla manutenzione del verde. Secondo lei dove si sono impigliati questi 192 milioni che erano previsti nel decreto Genova. Ma guardi, io, noi abbiamo dei dubbi come Anche che queste risorse ci siano veramente a questo punto, perché ogni volta facciamoci caso che ci avviciniamo a consumare cassa, ad utilizzare cassa, lo Stato ne rimanda sempre l'utilizzazione. Forse questo è il motivo che dà ragione a chi dice che eh, le risorse effettivamente non ci sono. Tranquillizza invece in tal senso il sottosegretario Vito Crimi che rassicura il ministro Danilo Toninelli al lavoro.